Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: iniziano già a spuntare i primi pettegolezzi sullo show della tentazione. Eppure Temptation Island 2023 è ancora in attesa del suo debutto, previsto per il prossimo 26 giugno su Canale 5. Ma le chiacchiere, si sa, non tardano mai ad arrivare, figuriamoci dopo l'arresto del 2022. Arriva uno scoop riguardo un fidanzato. L'anno scorso i telespettatori di Temptation Island sono rimasti molto delusi apprendendo che il reality si sarebbe preso un periodo, allora indefinito, di pausa dai palinsesti Mediaset. Una prova che è servita agli alti piani del biscione a capire che il format doveva tornare. Ma questo fidanzato cosa trama con gli altri? Temptation Island 2023, lo scoop su un fidanzato. Lo scoop arriva dal profilo Instagram dell'esperto di cronaca rosa e televisione Amedeo Venza, che sulle sue storie social ha riferito una indiscrezione che riguarda un fidanzato tra le 7 coppie, finora svelate le prime 5, che si sarebbe reso protagonista di una serie di dichiarazioni alquanto criticabili. Eppure situazioni di questo tipo, scandalose e motivo di caos tra i fan, sono normalità, in un reality come questo. Stando dal gossip appena riportato da Amedeo Venza, uno tra i fidanzati parteciperebbe con l'intenzione di lasciare la propria fidanzata una volta per tutte, anche perché tanto la tradiva spesso anche fuori, si legge per l'appunto. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di Manuel, che ha lasciato Francesca ben 5 volte in soli 2 anni, mentre lei lo ha sempre perdonato e riaccolto. Ma potrebbe essere chiunque altro. Che vergogna, un vigliacco, lo show è iniziato, senza ancora iniziare, povera lei, no dai, sul web. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.